Benvenuti al punto di nuovo insieme per approfondire tematiche relative all'azione amministrativa e politica dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti. Saluto perché è per la prima volta in questi studi Roberto Morroni di Forza Italia, subentrato a Raffaele Nevi nelle ultime settimane. Poi scopriremo chiaramente chi è Roberto Morroni. Invece, saluto, è una conoscenza eh, più volte. Eh, presente in questi studi è Giacomo Leonelli del Partito Democratico, presidente della Commissione Antimafia. Eh, sarebbe la Commissione di Inchiesa su Analisi e studi di criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenza e sicurezza e qualità della vita. Diciamo per semplificare il tutto la chiamiamo e la chiameremo così. Eh, andiamo a conoscere Roberto Morroni. Prima di entrare in un tema importante, lo faremo proprio con Leonelli sulla sicurezza, a che punto sono i lavori della Commissione, così cercheremo di fare subito un quadro. Allora, chi è Roberto Morroni innanzitutto? E Benvenuto. Grazie, grazie, un cordiale saluto anche ai telespettatori. Eh, sono entrato nel gruppo del Consiglio regionale di Forza Italia il 26 di aprile, quindi sono fresco-fresco, diciamo così. Eh, faccio politica da molti anni, mm, milito nel partito di Forza Italia. Ormai da oltre un decennio, eh, ho avuto delle precedenti esperienze anche nella cosiddetta prima Repubblica. Quindi diciamo così che faccio politica un po' da quando avevo i pantaloni corti. Ecco, Poi sì. diciamo la parentesi da sindaco di Gualdo. -Tadino. Sono stato sindaco della città di Gualdo dal giugno del 2009 al dicembre del 2013, quindi ho avuto questo onore questa responsabilità. E poi vita di partito, oltre che naturalmente un impegno professionale, perché allora, il primo impatto con Palazzo Cesaroni, qual è stato? Beh, emozione, sicuramente, insomma, eh, si sente l'importanza della massima assise regionale. Eh, quindi, soddisfazione, emozione, e anche il senso di una responsabilità, di un peso che avverto e che cercherò di assolvere cercando di dare il meglio di me. Bene, entriamo nelle argomentazioni di questa trasmissione. Partiamo con Giacomo Leonelli, la sicurezza è un tema importantissimo in Umbria. Negli ultimi anni, voglio dire spesso, soprattutto Perugia, insomma, ha scritto delle pagine non proprio belle no, da questo punto di vista. Negli ultimi periodi sembra comunque che la situazione sia estremamente sotto controllo, possiamo dire in una eh, tranquillità o, o come possiamo definire questa, que, questo periodo, Leonelli? No, non lo condivido la sua analisi, nel senso che invece la percezione che, soprattutto in alcune aree, per esempio della città di Perugia, che è la mia città nella quale vivo, la situazione non sia sotto controllo. Per nulla, penso all'area aree urbane, alle periferie. Abbiamo assistito nei mesi scorsi a molteplici furti nelle case, nelle, appunto, nelle aree magari un po' più diffuse del territorio, perché poi anche il centro storico: sì, magari Corso Vannucci è un po' più presidiato, ma qualche vicoletto diciamo, intorno a Corso Vannucci lui è di meno. Per cui. Ecco, mi pare che la situazione, soprattutto nelle aree diciamo, oh, urbane, come io chiamo un po' l'area vasta della città di Perugia e soprattutto le periferie, non sia sotto controllo oh, su un tema che purtroppo non si risolve con la bacchetta magica. Noi sappiamo che è stato uno dei temi rispetto al quale il centrodestra diciamo, no, è stato oh, più... Eh, in grado di fare la campagna elettorale e poi quando si sono trovati in questo momento da amministratori comunali a doverlo gestire hanno ovviamente scontato tutte le difficoltà del caso perché poi ci sono varie, eh, varie forme no, di manifestazione della criminalità e della, eh, soprattutto della criminalità organizzata perché non possiamo pensare che il tema per esempio no, della Criminalità organizzata, che è quella che io, diciamo, seguo con la commissione, non sia poi strettamente connessa anche ai fatti di microcriminalità. Pensiamo alla droga: chi è che, diciamo, eh, smercia, droga? smercia droga? Smerciano droga organizzazioni di criminalità organizzata. Pensiamo a tutto un tema per esempio che fino agli anni scorsi, fino a dieci anni fa, noi non avremmo mai collegato alla mafia, all'andrangheta, al gioco d'azzardo. Oggi è una delle invece delle voci di maggior finanziamento delle organizzazioni criminali con soldi che poi appunto vengono riciclati, riciclati nel territorio, a loro volta vengono, vanno a finanziare eh, mercati illeciti, per cui da un lato se, tenere sempre alta la guardia, dall'altro collaborazione istituzionale. La regione non ha una vocazione diretta sui temi della sicurezza, perché no, pensiamo alla polizia, c'è cioè certo. la polizia. E c'è la polizia di Stato, non c'è la polizia, diciamo, regionale, però è anche vero che può, grazie alle leggi che mette in campo, dare dei segnali. Per questo, noi come commissione stiamo proprio eh, svolgendo un lavoro sulla rivisitazione della legge, appunto, sulla ehm, legalità per ehm, apporre dei correttivi sui temi degli appalti, sul tema dei trasporti, sul tema ehm, dei beni confiscati, su, ehm, diciamo, tutto sul tema del gioco d'azzardo, su tutte quelle questioni che oggi nella quotidianità, se non regolamentate con una legge che appunto risponde alle esigenze del quotidiano, possono creare fenomeni di insicurezza e microcriminalità. Il mio riferimento era a situazioni che hanno scritto pagine i quotidiani nazionali che negli anni passati, non intendevo beh, chiaramente certo. la microcriminalità che comunque... Il delitto, cioè, il delitto ecco, diciamo beh, che... Io tu, mi riferivo ai grandi... Sì, magari il delitto Meredith ha avuto un eco nazionale, però poi nella quotidianità sì, magari sì, 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 la rapina a Villa Pignano, certo, certo, a Poni Piccolo... Non su quelle pagine, però c'è assolutamente un disagio. ma... Allora, sentiamo come invece vive, chiamiamola così la periferia, no? la, la, la situazione di sicurezza. Giacomo Lonelli eh, di Perugia, quindi conosce benissimo la realtà del capoluogo. Lei invece viene, diciamo così, dalla periferia, da, 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 da delle aree un po' diverse, che sono quelle appenniniche, che hanno mille altri problemi. Ma adesso parliamo di quello della sicurezza. Lì come è percepito? Sì, io vengo da Guardo quindi un comune con poco più di 15.000 abitanti, che credo che da questo punto di vista offra. Purtroppo, una situazione simile a quella di tanti altri comuni della nostra piccola regione. Eh, C'è una microcriminalità sempre più diffusa, sempre più percepita nelle sue manifestazioni da, da parte della popolazione. C'è un fenomeno che è quello dei furti nelle abitazioni che sta raggiungendo eh, delle dimensioni sicuramente molto preoccupanti e sta generando un clima diffuso di insicurezza. Ecco, questo è un. È un aspetto che noi non possiamo accettare, non lo possiamo accettare perché siamo comunque in una regione piccola, siamo in una regione fatta di piccole realtà urbane e la qualità della vita passa principalmente anche attraverso una sicurezza che si deve percepire non solo psicologicamente ma che deve poi trovare anche delle conferme nella vita di tutti i giorni. È un tema naturalmente, come diceva anche il collega, complesso, è un tema che richiede interventi di molteplice natura, non è che si risolve con delle formule magiche ed è un tema che chiama in causa anche una politica nazionale che forse in questi ultimi anni è stata eh, inadeguata e non è stata sufficientemente determinata nel guardare una serie di fenomeni che forse richiedevano e richiedono una maggiore attenzione, una maggiore capacità di controllo e di governo. L'inversione netta che io ritengo debba essere fatta è proprio su questi fronti. Cioè noi abbiamo dei temi come quello dell'immigrazione, e non è il solo, ma anche di una serie di aree di disagio che, complice anche la crisi economica, si sono determinate anche in una regione come la nostra, oltre che su scala nazionale, mm. dinanzi ai quali c'è stato e c'è tuttora un atteggiamento certo. insufficiente, di insufficiente attenzione da parte... Delle forze politiche, delle forze istituzionali e anche forse richiedono una maggiore incisività nell'azione di contrasto, da parte della magistratura e delle forze dell'ordine. Poi ritorno da lei, parlava di immigrazione, no? Leonelli eh, Morroni, in che misura eh, è legata l'immigrazione eh, alla questione sicurezza, eh, al di là della percezione, ne, nella realtà, insomma? L'immigrazione è un fenomeno che ovviamente se non gestito può creare contraddizioni e da quelle contraddizioni può, possono chiaramente emergere anche fenomenologie incontrollate. Però anche qui noi sappiamo che eh, le elezioni politiche ci sono state e c'è un partito che diciamo, ha fatto del tema dell'immigrazione la sua bandiera, peraltro con delle risposte che... Eh, un po' superficiale perché rimpatriamo tutti i clandestini. Beh, il problema dei clandestini è che tendenzialmente non hanno i documenti, quindi dove li rimpatri? Se non hanno i documenti, non è che do dove li rimandi? Il il problema, però vabbè, sì. al di là di questo, no no perché poi diciamo, appunto, fare gli slogan, con gli slogan sono tutti bravi, mm. però insomma, poi va, i problemi vanno gestiti. Per esempio, mi pare proprio ieri alcuni organi di stampa raccontavano di come l'Italia ha avuto, grazie a delle politiche, io penso, intelligenti. Del governo Gentiloni attraverso il ministro Minniti un calo di sbarchi del 94% su aprile e del 74% su maggio rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo c'è stato un lavoro di contenimento no, e anche di relazione con eh, gli altri paesi, in particolare quelli appunto del Nord, Nord Africa. Poi, se vogliamo anche qui uscire dalla demagogia, l'unica soluzione diciamo, per una gestione ordinata che poi chiaramente porta anche a minori criticità nei territori, nei centri urbani, nella gestione appunto, è quello che chiaramente più volte il PD ha sollecitato, cioè una gestione europea, cioè che non è che l'Italia, siccome è il paese, diciamo, con più coste nell'area sud del Mediterraneo, eh, è quindi condannato a dover in qualche modo fare la reception del, degli immigrati e eh, senza appunto una collaborazione con gli altri paesi europei, quindi questo io penso sia il vero problema. Poi c'è un, un tema di gestione dell'ordinario, ma anche qui l'Umbria, no? ce l'hanno raccontato i prefetti in commissione poche settimane fa, alla domanda del sottoscritto mi, mi dice quant'è il tasso dei migranti in Umbria, dice no, guarda il tasso dei migranti in Umbria è pari a quello delle altre regioni italiane, che è lo 0,3% della popolazione. Quindi diciamo, questo è. Quindi poi chiaramente va gestito in maniera intelligente, senza demagogia, no? Che poi quando ci mettiamo alla demagogia, quando pensiamo eh certo, che un qualcosa però. porti consenso anziché no, chiaramente poi. Diciamo che è, è stato uno dei, degli argomenti più sfruttati, no? La campagna elettorale, quello sulla sicurezza campagna elettorale che si è concluso da poco e al termine della trasmissione parleremo anche della eh, situazione politica. Qual è il suo pensiero invece Morroni su questo? Cioè secondo lei il fenomeno dell'immigrazione può essere risolto o può essere soltanto gestito? Ma il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno complesso che tira in ballo le dinamiche geopolitiche che stanno caratterizzando l'attuale fase storica, quindi sicuramente un tema con il quale dovremmo fare i conti. Nei prossimi, nei prossimi anni nei prossimi diciamo lustri nella storia sono sempre esistite no? Sì, magari ci sono poi dei momenti certo, e quello che viviamo certo, credo sia certo. uno di questi dove per determinate ragioni economiche connesse ai conflitti che, che attraversano magari alcune aree del pianeta magari certe dinamiche possono subire delle accelerazioni e degli incrementi quantitativi come quello appunto che stiamo vivendo in questa fase sul fronte dell'immigrazione ma credo che se eh, dobbiamo parlare di immigrazione non possiamo fare a meno di notare che eh, il governo negli ultimi tempi ha cambiato passo con eh, il ministro Minniti sicuramente si è respirato un'aria diversa eh, però questa svolta è intervenuta forse in maniera tardiva eh, e quindi già molti danni erano stati prodotti in precedenza, soprattutto si era prodotta questa percezione che non era una percezione, era una Così, un dato che emergeva dalla condotta del governo, dell'allora ministro, degli interni, cioè un fenomeno non gestito, non gestito. Noi abbiamo nel nostro paese tanti immigrati che sono arrivati e che poi si sono così, persi da qualche parte, ma da qualche parte si trovano. Sappiamo con riguardo al tema che poc'anzi lei sollevava, vale a dire i legami, le connessioni tra immigrazione eh sì, e. Anche malavita, Beh, questo è un dato oggettivo, indubbio che un'immigrazione non controllata, quindi un'immigrazione che poi sfocia nelle forme della clandestinità, costituisce un serbatoio di grande valenza per eh, le, le organizzazioni malavitose. Cioè, la manovalanza nasce da lì, se andiamo a vedere la dinamica anche del mondo dello spaccio, credo che non sia difficile riscontrare spesso e volentieri dei protagonisti. Che appartengono a paesi appunto, stranieri. Per cui il tema dell'immigrazione è un tema centrale, proprio perché è un tema storico, nel senso che è un tema sul quale dobbiamo fare i conti, dobbiamo sviluppare una capacità di gestione con fermezza, eh, con spirito solidaristico, ma anche con le esigenze imposte da una necessità di tenere questo fenomeno sotto controllo. Chiarissimo, chiarissimo. Allora noi seguiremo chiaramente l'attività della commissione perché poi si arriverà no? a una relazione finale in cui verrà fuori diciamo, la fotografia di un'Umbria che oggi come possiamo definire? Com'è questa fotografia? Eh, durante il lavoro che sta portando avanti, che viene fuori dalla, dalla nostra regione, al di là di Perugia, insomma, parliamo del territorio regionale. Come Ma è un'Umbria che, diciamo, da un lato eh, ci, eh, ci dicono anche gli organi di polizia, che comunque mantiene una sensibilità culturale attraverso una rete sociale più attenta rispetto ad altre regioni, per cui comunque. C'è un'attenzione più marcata no, sul territorio a, a fenomenologie che possono essere portatrici appunto di malavita, di infiltrazione della criminalità organizzata, cioè c'è una rete sociale che ancora regge più di altri territori. Magari no c'è più attenzione a quello che mi sta intorno, e questa è una cosa positiva e penso che tutti noi dovremmo essere orgogliosi. Dall'altro c'è però stato questo elemento della crisi economica che è stata particolarmente feroce sul tessuto di piccole e medie imprese. Che è, chiaramente è stata paradossalmente causa di capitali eh, sporchi che sono entrati nella nostra regione perché purtroppo, magari, l'imprenditore con l'acqua alla gola nove eh, volte su dieci ha la sensibilità etica di non accettare no, una valigetta piena di contanti eh, senza domandarsi da dove provengano, sì. e quella volta che invece non ha questa sensibilità. Quei soldi entrano, magari eh, la società entra nella piccola e media impresa e eh, quella piccola e media impresa magari è mh, poi collegata a fenomeni appunto, di criminalità organizzata. Roni, eh, il credit crunch, no? lei è un operatore, possiamo dire, finanziario, possiamo definire così, ecco, anche perché è la sua professione, no? al di là di quella politica. Il credit crunch, che sembra stia tutto sommato, insomma, vedendo, vedendo la fine, crede... Eh, possa aver influito in certe situazioni di infiltrazioni? Cioè l'imprenditore, prima Leonelli l'ha detto, insomma, no? in qualche modo, l'imprenditore che cerca credito, che non, lo riesce, che non riesce a trovare, può eh, rivolgersi ad altre situazioni che portano poi altri, altri problemi? Un fenomeno come questo? Ma le situazioni di debolezza sono sempre quelle che pressano il fianco a risposte o alla ricerca di risposte che a volte possono, possono andare fuori no? dai binari dell'ordinario, della normalità o di quello che, che è opportuno, peggio ancora, a volte si può, si può addirittura scivolare nella vera e propria illegalità. Insomma. Sicuramente è il periodo difficile che abbiamo attraversato, che stiamo ancora attraversando nella nostra regione è stata un po' la culla di, di fenomeni anche degenerativi, come quello a cui lei faceva, faceva cenno. Certo, su questo fronte la riflessione deve chiamare in causa anche eh, il profilo dell'imprenditoria che noi abbiamo nella nostra regione, eh, una regione fatta di piccole imprese, nel mondo nel quale siamo oggi piccolo non è più bello, o non è detto che lo sia, come invece lo era in passato, con uno slogan che ha fatto un po' anche la fortuna no? del Madinital, il piccolo e bello, ecco oggi nel mondo globalizzato, nel mondo che sollecita comunque dinamiche di investimento continue e crescenti anche su settori che diventano indispensabili per far sì che un'azienda possa fermarsi, possa internazionalizzarsi, possa conquistare nuovi mercati, ma che piccole realtà oggettivamente non sono in grado di poter affrontare. Quindi nel nuovo mondo si richiede anche forse un cambiamento di identità e un cambiamento anche dimensionale delle nostre imprese, proprio per meglio fronteggiare situazioni che sono quelle che oggi la competizione internazionale ci pone dinanzi. Allora, entriamo in un altro argomento, purtroppo il tempo davvero corre via troppo veloce perché questo poi era, queste sono situazioni, sono argomenti che meriterebbero sicuramente ben altro tempo. Parliamo di economia e la mettiamo insieme, economia e trasporti, è un tema particolarmente caro a Leonelli. Eh, spesso insomma ci va con i suoi comunicati e caro anche a lei perché lei, ripeto, viene da una, da una zona dove eh, l'economia, dove il lavoro, l'occupazione insomma eh, sta soffrendo in maniera particolare e dove i trasporti e le infrastrutture viarie latitano e questo è un po' collegato eh, Leonelli, eh, lei sta puntando molto sull'alta velocità vedo nel, nelle ultime settimane con il Frecciarossa a Perugia che poi eh, si è riusciti ad avere, adesso lei dice che bisogna prevedere anche altre, altre situazioni nel territorio regionale o magari anche al confine. Sì, è fondamentale, cioè, noi abbiamo oh, in questi anni ci siamo detti più volte che dovevamo provare a colmare un gap infrastrutturale che ci siamo portati avanti, eh, cioè portati dietro da, da tanti anni. Eh, un po' è stato fatto, apertura alla quadrilatero, quindi sicuramente sulla, sul trasporto su gomma. Io per esempio ho una grande aspettativa sul rifacimento della ferrovia centrale umbra perché quella può collegarci su Roma attraverso una linea retta, perché la, fer la ferrovia centrale Umbra ha questo pregio, cioè che parte la città di Castello e arriva a Terni, per cui diciamo è una linea che taglia l'Umbria, quindi anche su Roma può avere io penso uno sbocco veloce, in particolare anche rispetto all'aeroporto che può veramente a quel punto diventare un aeroporto no, di... Ehm, Secondo livello rispetto alla capitale, come succede magari per Stansted da Londra o per Girona rispetto a Barcellona. Quindi può essere una prospettiva. No, perché? Perché il tema delle infrastrutture oggi è fondamentale per far permettere alla nostra regione il salto di qualità. La nostra regione può fare il salto di qualità, io penso su tutto quello che è il suo. Uh, prodotto manifatturiero agroalimentare che deve farsi conoscere, per questo, io ho fatto anche un'altra proposta, che per esempio è il marchio di qualità che contraddistingue i prodotti della nostra regione, altre regioni l'hanno fatto. Penso, per esempio, al Trentino Alto Adige, penso alla Puglia, penso anche alla Regione Marche: cioè, un marchio che da un lato contraddistingue i prodotti e dall'altro veicola il nome della nostra regione in Italia e nel mondo perché questa regione ha bisogno anche di farsi conoscere. Però, diciamo, al di là di questo l'infrastruttura diventa fondamentale perché se no è poesia, cioè se noi raccontiamo di quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma nessuno ci riesce a arrivare, è poesia. Allora io ho detto questo: partiamo intanto da quello che è più facilmente raggiungibile. La battaglia sul Freccia Rossa. Proprio un anno fa noi abbiamo depositato la mozione sull'arretramento del Freccia Rossa a Perugia è stata vinta e i risultati eh, chiaramente lo dimostrano. Dei passeggeri, insomma, oltre le, le più rose aspettative. Eh, più positive. aspettative. Adesso come collegare il resto del territorio? Partiamo intanto da quello che è più semplice. Ci sono porzioni di territori che lambiscono la linea dell'alta velocità, penso al Trasimeno e penso all'area del Ternano, in particolare rispetto a orte. Credo che fermate dei Frecciarossa in quelle realtà, anche se diciamo sono a poche centinaia di metri dal confine con l'Umbria, potrebbero certo. servire a diciamo, aprire delle porte d'accesso alla nostra regione. Quindi in particolare sull'area ovest. E, in parte, e quindi penso al lago Trasimeno e Orvietano e penso e quindi su questo ho fatto la battaglia su Chiusi che già comunque sta portando sembra a dei risultati per l'anno prossimo e c'è questa prospettiva di Orte che ha proposto diciamo che ha in qualche modo anche rilanciato la presidente Marini poi c'è tutto il resto del territorio ma ribadisco Trovare una soluzione che mette d'accordo tutti simultaneamente è impossibile. Cerchiamo di grande, fare piccoli cioè. passi per collegare tutta la regione. Allora, eh, Morroni, eh, c'è un'Umbria, quella che, che ci diceva prima Leonelli, no? che, che si deve muovere sull'alta velocità, c'è un'altra Umbria, anche quella che lei conosce bene, eh, che vive con la crisi della Merloni, eccetera. Il quadrilatero? Sì, ah, sì, assolutamente, no, no, ci arrivavo. Grande. Ci arrivavo. Ma, no. io, ma, parlavo, ma, io parlavo ma, di alta velocità e di eh, in fronte, il non il infrastrutture stradali, che vive comunque situazioni diverse, no? Eh, le infrastrutture sono importanti per collegarle poi agli investimenti, certo. chiaramente. Certo. Ecco, lei, dalla sua esperienza di sindaco, adesso da amministratore regionale, credo il territorio anche a lei stia chiedendo... <coughs> Attenzione per quelle aree, cosa farà? Ma, il territorio dal quale provengo è come dire storicamente è stato uno dei territori eh, più così, emarginati no? da, 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 dai collegamenti infrastrutturali. È stata una delle problematiche che hanno condizionato molto lo sviluppo di tutta la fascia appenninica di quella zona. Eh, diciamo che negli ultimi tempi qualche passo in avanti è stato fatto. Uh, prima si faceva sceno alla quadrilatero, quindi questo nuovo collegamento, Perugia oggi è molto più alla portata rispetto a qualche anno fa, la insomma, Perugia quindi, ancora, la Perugia ancora, quindi... 19, esatto, diciamo insomma, che da quel punto di vista dei passi in avanti sono stati fatti. Io credo che eh, noi dobbiamo avere in testa comunque due, due grandi priorità, eh, perché dobbiamo fare questi ragionamenti tenendo conto della fase storica che viviamo e soprattutto del futuro che è dinanzi a noi. Eh, velocità è, è un elemento ormai che dobbiamo tenere strettamente in considerazione. I tempi che viviamo richiedono velocità, e quindi, quando parliamo di infrastrutture, non possiamo prescindere da questo aspetto, bisogna garantire spostamenti veloci. Allora, concorda pienamente con beh, insomma, Dando un'occhiata all'Umbria, noi dobbiamo avere un aeroporto che decolli finalmente, certo, certo. che decolli in maniera seria, perché diventa un'infrastruttura strategica per il futuro, perché la gente volerà sempre di più, in quantità sempre più numerosa, quindi avere un aeroporto significa avere una risorsa strategica per assicurare che la gente venga, certo. che gli operatori economici vengano e quindi che la nostra regione sia interconnessa con il resto del mondo. Naturalmente velocità significa anche alta velocità in materia ferroviaria, altro nodo cruciale. Però quando parliamo di infrastrutture... A mio avviso dobbiamo certamente avere l'attenzione sulle infrastrutture tradizionali, chiamiamole così, perché non si può prescindere da queste, quindi aeroporto, strade, ferrovia, ma dobbiamo avere un occhio rivolto anche alle infrastrutture cosiddette immateriali, perché oggi velocità vuol dire velocità di spostamento delle persone, ma significa anche velocità dello spostamento delle informazioni. Per cui su questo fronte, che è il fronte dell'innovazione, è quello che ci permette di entrare e di guardare al futuro l'Umbria su questo deve fare dei passi da gigante deve recuperare dei ritardi noi abbiamo delle zone ancora completamente al buio sotto il profilo di internet eh, quindi questo non è, non è possibile concepirlo le infrastrutture immateriali le infrastrutture cioè... immateriali analoga attenzione, forte attenzione perché lì dobbiamo, dobbiamo accelerare straordinariamente, ah. dobbiamo recuperare un ritardo e dobbiamo giocare su questi terreni in posizioni di avanguardia se allora, vogliamo la nostra regione si sì, sì, colga delle scienze in dove invece sono state fatti no, dei lavori importanti grazie no, al governo sul tema del cablaggio penso alla città di Perugia penso. il problema è che purtroppo ancora eh, non c'è stato il, ehm, la cinghia di trasmissione col mondo dell'impresa magari sì cioè, non, non, è che, non è che la rete eh, in, appunto le, le, le reti infrastrutturali immateriali eh, servono soltanto al ragazzetto per scaricare il film detta sì. brutalmente eh, cioè, Ancora ci manca questo salto di qualità per cui veramente l'impresa lo vede come si, un qualcosa... Si Economico significa eh, anche questo... Vedete, manca un minuto, purtroppo avevo altri argomenti, non facciamo in tempo, parliamo della situazione politica. Stiamo registrando questa trasmissione, oggi è mercoledì 16 maggio, eh, una fase insomma in eh, continua, eh, come dire, c'è difficoltà di capire come andrà. Se, se uscirà un governo tra 5 Stelle e Lega, se non uscirà ancora non lo sappiamo. E lo chiedo a voi, ecco, cosa prevedete, Lonelli? Eh, verrà fuori questo governo Lega 5 Stelle oppure ci saranno altre soluzioni? Ma mi pare che loro, Lega 5 Stelle, hanno fatto di tutto e stanno facendo di tutto affinché questo venga fuori, insomma anche un, un po' di teatrino esagerato, perché poi era chiaro che alla fine il punto di caduta... Sì. Sarebbe stato un po' quello. Il problema che loro hanno, però, e che può essere un limite, è che se io costruisco la mia azione politica semplicemente sulla parte destruence, cioè distruggendo quello che c'è, poi quando sei chiamato all'azione di governo devi anche mettere in campo la parte costruence, cioè la parte diciamo di costruzione di quello che vuoi fare. E se tu soprattutto fomenti il tuo elettorato. No, con la retorica per cui tutto quello che non sai tu è tutto da buttare, fa tutto schifo, sono tutti da cacciare via, sono tutti disonesti. E dopo quando vai a trovare una soluzione di mediazione diventa puoi diventa. andare in difficoltà. Direi che la, il teatrino sul, sul Premier, sulla figura Premier... Lei, lei che dice eh, verrà fuori un governo o no? Mi risponde sì o no e basta. Verrà fuori nella misura in cui eh, i partiti che vogliono comunque andare mm. al governo, Lega 5 Stelle, avranno la capacità di... In qualche modo gestire l'onda d'urto provocata dal fatto certo. che dovranno in qualche modo deludere i loro elettorati. Certo. Eh, Morroni, una gamba possiamo dire del centrodestra, una gamba importante come la Lega, sta da sola in questo momento, sta tentando di fare il governo con i 5 Stelle. Eh, non si capisce se Forza Italia farà un'opposizione diciamo morbida, cioè, mh, oppure sarà invece proprio all'opposizione vera. Eh, come, come andrà a finire e cosa deve fare il suo partito? Ma eh, la nostra posizione mm. nei riguardi di quello che potrebbe essere lo scenario del nuovo governo sarà una posizione dettata da, dal programma, nel senso che noi abbiamo naturalmente eh, una forza politica che è la Lega, con la quale abbiamo condiviso un programma di governo e con la quale abbiamo anche contribuito ad eleggere insieme un nutrito numero di parlamentari sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica all'interno dei collegi uninominali. Quindi è chiaro che se all'interno del programma dovessero trovare spazio le proposte presenti nel programma che abbiamo condiviso, naturalmente su quelle proposte il voto di Forza Italia mancherà. Su quelle che sono le proposte invece che hanno caratterizzato la campagna elettorale dei 5 Stelle, qualora dovessero trovare spazio all'interno del programma del costituendo governo, beh, su quelli la nostra posizione sarà una posizione di critica e quindi di voto contrario. Ma lei viene fuori o no questo governo? Ma è difficile dirlo, io credo che, che entrambe le forze politiche più i giorni passano e più sono portate a riflettere su quello che hanno da perdere. E quindi non so se alla fine, alla fine sarà più forte la, 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 questa preoccupazione oppure dovesse come dire, vincere la, 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 la voglia comunque di, di, di provare un'esperienza di governo insieme. Non abbiamo più tempo, quindi non rimane che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi, grazie a Roberto Maroni in Forza grazie, Italia, grazie, grazie, grazie a molto, grazie. Giacomo Lonelli del Partito Democratico e a voi che ci avete seguito. L'appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.